Violenta rissa all'Isola Memmia non è un fatto isolato, a Padova scoppia l'allarme sicurezza anche in Prato della Valle. Il comune di Due Carrare non ha ancora ratificato il vincolo della sovrintendenza che salva il cataio, pressing sul sindaco Moro. Era da anni l'angolo di degrado dimenticato di Piazza Mazzini, dopo i nostri servizi finalmente partono i lavori di restauro. Sono accusati di aver rubato 7 kg di gioielli per un valore di 250.000 euro, coppia in manette a Candiana. Buonasera, questo è TG Padova, l'informazione di Rete Veneta che torna in diretta. Apriamo subito parlando di sicurezza in Prato della Valle. La violenta rissa scoppiata l'altra sera riaccende i riflettori su questa zona della città. Si cerca di essere il più rapidi possibili nell'uscire dal negozio e nel mischiarsi, tra virgolette, verso il flusso di gente che si sposta. Questo proprio per evitare, magari, come dire, di stimolare anche pensieri strani. Uscire dal proprio negozio guardandosi le spalle. Può capitare anche questo, non in periferia, ma a due passi dalla Basilica del Santo di Prato della Valle. Quei due colpi esplosi con una scacciacani durante una violenta rissa tra due gang di giovanissimi, sedicenni e diciassettenni di varie nazionalità all'Isola Memmia, preoccupa quanto quello zaino trovato poco dopo con dentro un coltello a serramanico e una spranga. Alcuni giovani sono stati identificati, ma il fatto non è isolato se si pensa che poco distante, in via Carducci, a Pasquetta era scoppiata un'altra violenta rissa. All'arrivo dei carabinieri erano rimasti solo due ventenni stranieri, entrambi feriti alle gambe da un coltello. Tutti segnali che stanno contribuendo a far entrare anche Prato della Valle nella mappa delle zone poco sicure di Padova. Ci troviamo in una situazione, come dire, di essere un pochettino più attenti alla chiusura del negozio, a raggiungere le auto che abbiamo in Prato della Valle, lì in Piazza Le Rabin, e insomma siamo un po' meno, da un certo punto di vista, così, insomma, tranquilli. Nonostante le statistiche segnalino una diminuzione di alcuni reati, la sensazione in alcune zone di Padova rimane quella di una profonda insicurezza per la quale i cittadini chiedono un intervento urgente e una presa di posizione più decisa anche da parte del Comune. Sono delle derive che, se arginate nel momento giusto e con una certa rapidità, probabilmente evitano il degenerarsi. Ragazzi, cioè, se tu permetti, poi, come dire, se le accetti ne diventi complice. Diventare complice significa accettare che una cosa piccola possa, di quella cosa piccola tu possa perderne il controllo. Pressing sul sindaco Moro di Due Carrare per la ratifica del vincolo della sovrintendenza sull'area. Dopo le 9.500 firme contrarie al centro commerciale, dopo quelle della commissione regionale che ha vincolato come inedificabili i terreni destinati all'ipermercato perché situati di fronte al castello del Cataio, per arrivare allo stop definitivo alla costruzione dell'edificio mancano le firme del sindaco di Due Carrare Davide Moro, dei componenti della giunta e del consiglio comunale. Sono passate più di due settimane e la società Deda, che doveva costruire il centro acquisti, ha annunciato ricorso al TAR. Noi chiediamo al sindaco Moro di recepire con rapidità anche il vincolo della soprintendenza per mettere in sicurezza il territorio, anche perché, stante le dichiarazioni di Cetera che ha annunciato ricorso, è bene, insomma, che non lasciare la porta aperta a eventuali brutte sorprese. Quindi è importantissimo agire adesso. Due Carrare deve farlo e presto, dice il comitato, per difendersi da possibili attacchi burocratici dei potentati economici e con l'aiuto dei comuni vicini. Così si mette in sicurezza finalmente il territorio. Abbiamo sentito Cetera annunciare ricorsi al TAR e, per scongiurare sorprese dell'ultimo momento, è bene che intanto il sindaco prosegua con rapidità il recepimento del vincolo. Due Carrare, Montegrotto Terme e Battaglia Terme. Un territorio dove, a detta dei costruttori, il centro commerciale avrebbe portato 1.000 posti di lavoro più quelli dovuti alla costruzione dell'opera. Un'occasione persa, quindi? Ribadiamo, mantenuti 5.000 posti di lavoro, se stiamo agli studi economici fatti dalla CGA di Mestre, che hanno dimostrato senza ombra di dubbio che per ogni posto costruito nella grande distribuzione se ne perdono da 4 a 6 nel territorio. Da anni era l'angolo più degradato di Piazza Mazzini, dopo i nostri servizi inizia l'intervento per ripristinare la legalità, la pulizia, insomma il decoro.
Via i semafori sostituiti da fluidificanti rotatorie. Durante la costruzione di queste ecco emergere un antico muro romano, nuovo arredo verde. Pareva tutto bene in piazza Mazzini, fatto salvo per la piazzetta all'angolo con via Giotto, sulla quale si affacciano tre negozi e fino a qualche tempo fa una banca, e attraversata ogni giorno da centinaia di pedoni e ciclisti. Il nostro telegiornale si era fatto portavoce dell'SOS al comune di Padova di non lasciare incompleta e poco decorosa la situazione di questo angolo di piazza. Un intervento che oltre alla viabilità punta al decoro di quella zona, al comfort che giustamente gli esercenti hanno chiesto qualche mese fa, e sono andato a vedere con i tecnici e oggi stiamo sistemando anche quello spazio. Questione di qualche giorno i lavori a fianco del marciapiede in Trachite e Euganea saranno finiti. Verso la fine anche tutto il grande lavoro che durante l'inverno ha messo a dura prova la pazienza degli automobilisti. In questi giorni stiamo completando l'asfaltatura di tutto il tratto dal cavalcavia Borgomagno fino al fino all'università, quindi fino all'incrocio con via Beato Pellegrino al palazzo Maldura. Andiamo a Conselve per parlare di truffe. Gli agenti della polizia di Padova lo hanno arrestato all'aeroporto romano di Fiumicino appena sceso da un aereo proveniente dalla Croazia. Su di un cinquantenne di Conselve gravava un mandato d'arresto europeo della procura di Padova che l'aveva condannato a quasi 6 anni di carcere per ricettazione, truffa, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento e falsità in scrittura privata. I reati contestati avvenivano con questa modalità. Qualcuno telefonava alla vittima presentandosi come dipendente della Camera di Commercio o di un altro ente, riferendo di dover effettuare un rimborso di tasse per cui necessitava delle coordinate bancarie. Ottenute queste informazioni tramite fax, il sodalizio criminale del quale è accusato far parte l'arrestato lo modificava in bonifico su conti correnti postali italiani aperti con documenti falsi o su conti correnti bancari stranieri, in particolare spagnoli. Hanno rubato 7 kg di gioielli, coppia in manette a Candiana. L'accusa è di aver rubato 7 kg di gioielli per un valore complessivo di 250.000 euro. Dopo 5 mesi di indagini, la polizia ha arrestato due nomadi nella loro casa di Candiana. Si tratta di un 34enne di Piove di Sacco e della sua compagna, originaria della Slovenia. Il maxi furto era avvenuto a Mantova ai danni di due rappresentanti di gioielli nel mese di gennaio. È tutto per questa edizione del telegiornale. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.